ovviamente non è stato trascurato l'approccio social all'interno della guida, perché è quello che ci permette poi di andare a far conoscere il museo sui nuovi social media, per cui ogni elemento, ad esempio il dilofosauro, se al visitatore piace particolarmente quello che ha visto il dilofosauro, può interagire attraverso Facebook, Twitter sarà implementato a breve, può metterlo tra i suoi preferiti della guida, in modo che a fine guida, a fine percorso, una volta tornati a casa, si potranno ricevere informazioni aggiuntive su questo elemento, su questo reperto. Inoltre, siccome c'è la libertà di fotografare finalmente al Muse, è possibile realizzare delle fotografie e di postarle sui propri social, quindi al momento ad esempio su Facebook.